Secondo mito, in democrazia governa il popolo. Infatti, democrazia vuol dire governo del popolo. Ma innanzitutto il popolo non esiste, esistono invece milioni di individui con tante opinioni diverse e molteplici interessi. Come potrebbero mai governare tutti assieme? È impossibile. Quindi in una democrazia non è semmai il popolo a decidere, ma bensì la maggioranza. O meglio, la maggioranza di coloro che hanno espresso il voto, quindi potrebbero essere una minoranza nel paese. Ora, in una democrazia diretta o partecipativa, tutti i cittadini possono esprimere il proprio voto riguardo a una decisione concreta. Questo avviene, per esempio, in un referendum. Ma i referendum sono molto rari e invece si fa uso quasi esclusivo della democrazia indiretta o rappresentativa. Il popolo elegge un certo numero ristretto di persone che poi andranno a decidere. Perché non utilizzare più spesso la democrazia diretta, cioè i referendum? Si dice per due motivi. Il primo è che sarebbe complicato tenere un referendum per ogni singola decisione e il secondo motivo, la gente non disporrebbe delle competenze necessarie per potersi esprimere su questioni spesso complicate. Vediamo la prima obiezione. Oggi grazie a internet è possibile informare le persone e si potrebbero fare molti più referendum, per esempio un referendum per stabilire se si debba andare a combattere in Afghanistan o in Libia. Se è davvero il popolo a governare, perché impedire alla gente di prendere in via diretta decisioni così importanti? Del resto sappiamo bene come molte decisioni prese dai politici, se fossero messe direttamente ai voti, non sarebbero mai approvate dalla maggioranza della popolazione. Quindi, che sia il popolo a comandare è un mito. Vediamo la seconda obiezione. Molte questioni sarebbero troppo delicate o complesse per essere decise tramite il voto diretto. Ma se l'elettorato non è sufficientemente intelligente o capace di formarsi opinioni ben ragionate sui vari temi sociali ed economici, come possono valutare i vari programmi elettorali per poi sceglierne uno al momento di votare? Questa è una contraddizione logica. Inoltre, i politici che vengono eletti sono veramente tanto più intelligenti di chi li ha votati? E hanno un più elevato codice morale rispetto alla media dei cittadini? Beh, non si direbbe. Che non sia davvero il popolo a decidere risulta anche chiaro dal fatto che gran parte dell'operato dei governi non incontra l'approvazione dei cittadini. Infatti, a regnare in democrazia non è il volere del popolo, ma quello dei politici. O meglio, di tutti quei poteri che stanno dietro al mondo politico, quindi gruppi di pressione, gruppi di interesse, lobby, lobbisti, i grandi poteri economici petroliferi, agricoli, farmaceutici, sanitari, finanziari, militari, industriali. Sono questi a prendere le decisioni dietro le quinte, quindi una ristretta elite che va a condizionare il governo. E il governo, incurante di ciò che il popolo vuole, sperpera i nostri risparmi in progetti militari e investimenti discutibili, consente immigrazioni di massa, sgradite a molti cittadini, accumula enormi debiti, spia la popolazione, conferisce sussidi e sovvenzioni a particolari gruppi di interesse, aderisce a trattati come l'Unione Monetaria Europea, che avvantaggiano i ceti improduttivi a spese di quelli produttivi, e via dicendo, lo abbiamo davvero voluto noi tutto questo? Chi mai trasferirebbe volontariamente migliaia di dollari sul conto corrente del governo affinché possa mandare l'esercito a combattere in suo nome in Afghanistan? Perché su questo non vengono consultati i cittadini? Non sono forse loro a comandare? In realtà i governanti possono fare praticamente tutto quello che vogliono e anche quando non vengono rieletti vanno a esercitare il loro potere in poltrone lucrative presso le svariate organizzazioni ed enti che vivono in simbiosi con lo Stato. Quindi il controllo democratico che possono esercitare i cittadini sul sistema politico è davvero assai limitato.